Ecco qua. Yummy. Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti sul mio secondo canale, canale ricette sane e leggere. Se ancora non siete iscritti, mi raccomando, iscrivetevi. Oggi vi faccio vedere una nuova ricetta di pancake, ve ne ho già fatte tante, però so che vi piacciono tantissimo, quindi ve le lascio tutte quante i link nei box informazione, così potete andare a vedere. Adesso vi faccio una nuova ricetta, mai fatta, del tutto nuova, cioè una ricetta di pancake sempre sani, leggeri, buonissimi, super veloci e semplicissimi da fare, perché occorrono soltanto due ingredienti, sono proprio dietetici e molto estivi. A me piacciono molto quando voglio preparare una merenda, una colazione proprio sprint veloce, che però mi dà energia senza troppe calorie. Sono senza burro, senza latte, anche senza zucchero, senza farina, senza niente. Sono veramente particolarissimi. Iniziamo subito, ragazzi. Allora, gli ingredienti che ci occorrono. Scusate, il cameraman è un po' così, lo sto insegnando, lo sto imparando. Devo riprendere a te la roba. È un poco tutto, okay. Cameraman. Vai, dai, dai, mostra gli ingredienti. A me con gli ingredienti devi. No, no, non ci entri. La banana. La banana, ragazzi, è meglio se la prendete matura, però diciamo non quella nera, tutta nerita, brutta, però comunque deve essere morbida. Se è acerba, dura, non va bene, quindi prendetela morbida. Io la faccio a pezzettini, perché la devo schiacciare, quindi per semplificarmi lo schiacciamento. Potete anche frullarla, come preferite. Io sapete che il frullatore non mi piace sporcarlo, preferisco schiacciare. Ok ragazzi, adesso che abbiamo schiacciato tutta la banana, vedete? Più o meno, deve essere schiacciata così. Bella schiacciatina. Ok. Tipo quando eravate piccoline in vasa, non c'è la banana schiacciata così. Adesso mettiamo le uova. Io uso uova bio ovviamente. Ci metto due uova. Le metto intere, quindi mi do anche una bella botta di energia e di proteine. Gli zuccheri della banana naturali, e non aggiungiamo zuccheri aggiunti perché la banana è molto molto dolce. Questo tipo di ricetta così la fanno molto gli americani, è una ricetta di un pancake, diciamo, l'ho visto fare molto dagli americani. È molto buono, ragazze, non mettiamo la farina, non mettiamo lo zucchero, non mettiamo il latte. Battete così e vi faccio vedere come viene buono. In una padella antiaderente vado a ungere, ma pochissimo, con il solito sistema, l'ho fatto vedere anche negli altri video. Cioè metto un po' d'olio e poi con un po' di carta, giusto per farla diventare un po' più unta, che non si attacca. Comunque se la prendi antiaderente non si attacca. Accendo. Ok, faccio scaldare bene bene bene, prima a fiamma alta e poi dopo a basso. Quando è caldo vado a versare così. Ecco qua, per girare una spatolina. Fate fare prima un po', avete visto, non abbiamo messo neanche il lievito, quindi senza farina, senza burro, senza latte, senza zucchero, senza lievito, senza niente. Nel frattempo mi preparo la decorazione, ho deciso di metterci le fragoline, quindi faccio tutte le mie fragoline a pezzettini. Faccio vedere come viene buono. E proprio questa è la stagione delle fragole, quindi io non aspettavo altro, infatti adesso mangio quasi tutto con le fragole perché mi piacciono tantissimo, quindi non vedevo l'ora di comprare le fragole di stagione. E sopra, ragazzi, potete mettere quello che volete, ad esempio potete metterci cioccolato fondente, il mirtillo, il cioccolato fuso, quello che volete voi. Quando vediamo che si è cotto sotto ed è abbastanza denso, lo andiamo a girare in questo modo. Questi vengono così, molto casericci. Non proprio precisi, sono proprio fatti così, molto casericci. Qua già ne ho fatti due, vedete? L'ho messo uno sopra l'altro. E poi adesso faccio la decorazione con le fragoline e lo sciroppo d'acero. Eccoli i miei fantastici pancake. Adesso ci vado a mettere le fragoline che ho tagliato tutte a pezzettini, le metto sopra. Vi consiglio di farli con la frutta, mi piacciono tanto con la frutta. E poi come topping metto sciroppo d'acero, miele, sciroppo d'agave, queste cose qua. Però se volete, se non avete frutta, ma anche se sto con pezzettini di banana, kiwi, mirtilli, quello che volete voi, se non avete frutta potete, oppure se volete li potete fare anche al cioccolato. Visto che mi dite che faccio sempre le cose al cioccolato, stavolta le fate senza cioccolato. Sono troppo belli. Tanti tanti fragole, tanti tanti.
Ecco qua, l'ho messo un po' anche fra gli strati, ho fatto tipo una montagnella. Adesso c'è da mettere un po' di sciroppo d'acero sopra, che sapete che è un dolcificante molto dietetico. Comunque anche il miele va benissimo, quello che oppure un po' di marmellata, ma anche niente, quello che volete voi, insomma. Ecco qua. Ragazze, spero tanto che i miei fantastici pancake, guardate come sono belli, vi siano piaciuti. Se vi sono piaciuti, mettetemi, mi raccomando, un bel pollice in su. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!